Campioncini, bentornati in questo nuovo video della Pixelmon, la nostra squadra che abbiamo qua a fianco, composta da Groudon al 71, Lugia al 71, Dragonite al 70, Tyranitar al 71, Greninja al 71, Charizard al 73, ha sconfitto nello scorso episodio della Pixelmon la palestra di Kendall e non siamo ancora andati a catturare i Pokémon della sua squadra, cosa che andremo a fare oggi. Ma prima di tutto benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Nei commenti dovete scrivere qual è il vostro mega Pokémon preferito, perché qua davanti ne è spawnato uno che è gigante, ragazzi, è un Metagross boss Pidoff, però non sei quello che vogliamo sfidare noi oggi, perché partendo così nell'episodio sfidando questo Metagross sarebbe veramente una cosa leggendaria. Ma ho notato che non so perché si è buggato tutto quanto il raggio della casa e me lo segna così in questo modo, quindi non preoccupatevi se vedete raggi laser strani o meno all'interno di questo mondo. Ma direi, partiamo in questo episodio, ragazzi, sfidando questo Metagross boss epico, che comunque parte dal livello 73, cioè non è scusa 103 e io ho da 71. Quindi diciamo che si sfida proprio un Pokémon bello potente, una battaglia bella aggressiva, secondo me. Ma sono super felice di essere tornato a registrare questa bellissima serie che tanto vi sta piacendo, ragazzi. Benvenuti quindi e bentornati. Mi raccomando, commentate qua sotto come questi tre ragazzi con qual è il vostro mega Pokémon preferito. E parlando di mega evoluzioni, evolviamo il nostro Charizard in Mega Charizard, perché comunque, essendo una battaglia tra Pokémon mega e avendo questo Charizard che è potentissimo, un bel Flare Blitz se l'è meritato. Però mi ha disintegrato un pochino il mio Charizard. L'abbiamo bruciato! Ottimo, Campioncini. Questo vuol dire che non dobbiamo sprecare neanche nessun revive o altro, perché comunque, lo sapete, da quando abbiamo una squadra così bella performante all'interno della serie, voglio provare a eliminare tutti quanti i Mega Pokémon. E questo Metagross ha davvero lo 0,3% di vita, ma lo abbiamo eliminato. Vediamo cosa ci droppa, ragazzi, perché potrebbe magari regalarci una bella Master Ball. Niente. Una Dynamax Candy, poi del Platino, mi prendo tutto quanto per bene, e poi dropperei il resto. Ottimo. Dato che in questo episodio comunque, Campioncini, abbiamo veramente tanto da esplorare, io direi che lascio giù la mega pietra che ho appena ottenuto da Metagross, ma non solo, anche tutte quante le mosse che in questo momento non ci interessano e altri oggettini completamente inutili. Ma nella scorsa battaglia, ragazzi, comunque abbiamo vinto grazie a Kendall queste nuove caramelle rare che possono servire per potenziare i miei Pokémon molto 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 potenti. Ma comunque mi avete fatto notare che vorreste che Typhlosion rimanga perennemente all'interno della mia squadra, quindi riprendiamo il Typhlosion e lo mettiamo al posto del nostro Charizard, che comunque ha servito e ha fatto un gran lavoro e un ottimo contributo all'interno della battaglia contro Kendall. Quindi direi, andiamo a curare innanzitutto tutti quanti i miei Pokémon. Poi c'è questo Pidgey che sta facendo un casino incredibile, ragazzi, ma io voglio prendere questo ferro perché voglio craftare delle Shears. Io mo adesso sto Pidgey lo voglio disintegrare. Pidgey, Pidgey, vabbè, rompiamo il vetro, almeno lo facciamo andare via, sennò ragazzi facciamo un cinema incredibile. Voglio andare a prendere un sacco di cocche, ragazzi, perché col fatto che negli scorsi episodi abbiamo venduto tantissime Ultra Ball, siamo finiti senza Pokéball, e dato che comunque c'è una gran possibilità che comunque possiamo far respawnare un Rayquaza nei prossimi giorni, voglio essere bello che pronto. Io devo smetterla comunque di rompere tutte le foglie, perché ok, ci sta a romperne alcune, perché sennò qua crescono tantissime foglie in modo disordinato. Devo ricordarmi che posso raccoglierle i cocchi anche premendo col tasto destro, quindi raccogliamo più ghicocche possibili di color giallo e anche queste qua di color scuro, che sono molto 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 utili. A Dusk Ball, come si è messi, ne abbiamo veramente tantissime, quindi a noi in realtà ci mancano prettamente solo le Ultra Ball, quindi raccogliamo tutte quante le ghicocche che possiamo raccogliere e raccogliamo anche quelle qua che abbiamo qua in alto, almeno siamo super tranquilli e belli che pieni, perché con noi abbiamo ben 58 ghicocche di color scuro che possono essere molto 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 utili. Andiamo a cuocere tutto quanto e craftiamo tante Ultra Ball. E per ora con i ghicocchi che abbiamo cotto riusciamo a craftare 26 dischi di Ultra Ball, che non sono per niente male. Oltre alle 7 che già abbiamo qua fanno 21, e quindi riusciamo a craftare ben 26 Ultra Ball. Dai, le accettiamo molto volentieri. Non si fanno mai con questi dischi da nazione, mi sbaglio sempre. Ma con questi qua di platino, che però non so quanti ne ho a disposizione, una decina. Dovrei averne forse di più però all'interno di questa cassa. Infatti qua ne ho altri 8, quindi riusciamo a craftare comunque tante tante Ultra Ball. Dovrei andare a raccimolare un po' di materiali per questi crafting, però mi sa che non è il momento oggi. Oggi andiamo completamente in esplorazione, perché è una cosa che vi piace veramente tantissimo. E dato che abbiamo già sconfitto la palestra di Kendall, sono curioso di vedere se nella zona XAO magari abbiamo sbloccato qualcosa di diverso, magari una zona nuova, o magari possiamo già accedere al fatto che possiamo andare a sfidare XAO. Anche se in realtà ricordiamoci, ragazzi, che per sfidare XAO dobbiamo per forza catturare un Rayquaza. Quindi cerchiamo di muoverci verso questa direzione, che era
era appunto la zona super alberata, dove nello scorso episodio, o negli scorsi episodi, era spawnato Rayquaza. Quindi cerchiamo un attimo di capire qua cosa si nasconde. Lì c'è anche un allenatore. Buongiorno, signor allenatore, tu sei arrivato 17, quindi non mi interessi più di tanto. Ma voglio cercare di capire se appunto in queste zone qua riusciamo a trovare qualcosa che ci interessi. Vediamo un attimino cosa riusciamo a trovare in queste parti qua del mondo. In più sto cercando di capire se alcuni di questi alberi magari nascondono le Master Ball, perché sapete che negli scorsi episodi abbiamo trovato degli alberi che erano super OP, come questi qua di quelli grossi, dove all'interno nascondevano un bel loot super ricco, il che potrebbe essere tanto tanto utile per noi ragazzi, perché non abbiamo ancora trovato una bella ball OP come la Master Ball, che sarebbe molto utile per la cattura del Rayquaza. Però dovremmo secondo me scavare noi all'interno di questi alberi, perché sennò non possiamo trovare assolutamente nulla. Di tutto ciò un Beedrill. Questo è mega? È un mega? Cioè è sempre mega, però vediamo, è un boss leggendario, quindi è Beedrill mega. Tosto da sfidare questo, ragazzi, perché è a livello 113, quindi non so cosa riusciamo a fare in questa battaglia. Però col fatto che abbiamo tanti revive potrebbe essere utile. Cavolo, Groudon quasi ci avevi fatto resistere. Ma proviamoci, vediamo cosa riusciamo a fare. Fire Blast col Typhlosion, non me l'ha shottato, dai. No, però Typhlosion non puoi missarmi il colpo in questo modo. Sono costretto a curare a questo punto il mio Groudon, ragazzi, perché Typhlosion ha 7 di vita e infatti viene completamente ipershottato. Tyranitar, mettiamolo in campo, ragazzi. Riproviamo con un lanciafiamme. Non mi morire, Tyranitar. Mamma mia, ragazzi, ma questo Beedrill comunque è mostruoso, eh. Non c'è nulla da fare. A questo punto però vado in campo con il mio Lugia e ricuro il Groudon. Tanto Lugia me lo instashotta. Non me l'ha instashottato Lugia. Ok, interessante. Io riprovo un idropompa veloce, ma immaginavo fosse impossibile. Ora, con il Groudon, ragazzi, Lava Plume ce l'ha avvelenato. Ma questa qua è proprio una sfortuna gigante. Ma non l'abbiamo bruciato! Dovremmo tecnicamente riuscire a portarla a casa, ragazzi. Vediamo. Al 3% di vita, quindi con Dragonite, se mi resiste, vado di Fire Punch, lo distruggiamo. Yes! Mamma mia, ragazzi, oggi con questi mega Pokémon cosa stiamo facendo? Un'altra mega pietra. Ottimo. E una caramella XP KNDL. Prendiamola. Ora, a parte che c'è questo Weeping Bell che è un boss raro, quindi lasciamo perdere direttamente. Io voglio andare nella zona Xiao, che appunto era questa qui, se non mi sbaglio, per curare i miei Pokémon e capire se la sua palestra è accessibile. Ma dannazione, ma com'è possibile che ancora non è accessibile? Sarà per forza appunto per il fatto che ci serve assolutamente catturare un Rayquaza. Quindi facciamo così, curiamo ancora del nostro Dottor John i Pokémon e cerchiamo di esplorare il più possibile all'interno della foresta. Magari il raid è anche spento, appunto, magari cercando e sperando che possa spawnare da un momento all'altro il nostro Rayquaza, cosa che comunque vedo che è molto 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 difficile. Però proviamoci, anzi quel Weaving Bell lì sarebbe bello da... Cosa? C'è una Master Ball! C'è una Master Ball che possiamo prendere come loot! Una Master Ball per davvero! Oh, 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 oh! È una vera Master Ball! È una Master Ball per davvero! No, ragazzi, non ci credo! Era qua a fianco, nella zona Xiao, da tutto quanto questo tempo durante la serie e ancora non l'avevamo lootata. Questa, ragazzi, è la prima Master Ball della serie. Che figata! Oh, oh, oh. Ok, ottimo. Cavolo, spawnassero un Rayquaza, sarebbe molto più semplice la cattura. Ma finalmente, dopo mesi, siamo riusciti a catturare, anzi non a catturare, a trovare nel loot una Master Ball. Mamma mia. Ragazzi, ottimo. Beh, dopo questa trovata, ragazzi, io quasi quasi vado nella zona di Kendall, perché almeno possiamo magari catturare qualche Pokémon interessante grazie a lui, visto che appena entriamo qua dovrebbero spawnare i suoi Pokémon. Ma il raid qua è acceso? Vediamo. Non mi sembra. No, è spento. Quindi vabbè, fa niente. Ma comunque credo che non spawneranno i suoi Pokémon leggendari, ma se spawnano quelli base dovrebbero essere Feraligator e Charizard Shiny. Oh cacchio, potremmo quindi potenzialmente veramente provare a catturare un Charizard Shiny all'interno della serie. E che ce ne facciamo dell'altro, ragazzi? Perché poi c'è da capire quale dei due sarà il più potente. Charizard, non provare a scappare, perché io ti voglio categoricamente catturare. Questa roba qua è veramente epica, ragazzi. Quindi con calma, perché potremmo rischiare di shottarlo. No, con Dark Pulse invece abbiamo fatto un buon lavoro e l'abbiamo tolto più o meno la metà della vita. Ora, appunto, non voglio utilizzare la Master Ball che ho appena trovato per un Charizard Shiny, anche se sarebbe un po' una cosa epica. Però stiamo parlando di un Pokémon che nella sua versione Shiny, secondo me, è più bella della sua versione base. Ok, quasi
catturato. Questo potrebbe essere veramente wow. E quel Feraligator là in fondo potrebbe essere utile. Infatti, comunque, come abbiamo visto, spawnano i Pokémon nell'arena dell'allenatore che riusciamo a vincere, a sfidare, ragazzi. Ma non spawnano i Pokémon leggendari dello youtuber allenatore stesso. Cosa molto interessante e secondo me anche giusta, comunque, all'interno di questa serie. Perché comunque i leggendari sono da guadagnarseli. Quindi preso! Charizard Shiny! Catturato! Mamma mia, ragazzi, ma un Charizard Shiny in questa serie non ho veramente parole. E questo Feraligator, vediamo anche che livello è, perché Charizard era 60, Feraligator era 65. Non male, io ti scaravento contro il mio Tyranitar, perché sono molto curioso di capire se sei un Pokémon bello potente, Feraligator, da avere in squadra. Ottimo. L'abbiamo portato a metà vita, molto bene. Ora, altra Ultra Ball, proviamo a catturarlo. Vediamo se riusciamo a prendere questo Feraligator. Però non mi ha fatto l'animazione della cattura. Pixelmon, dannazione a te. Me la fai... No, sta continuando a prendere danno per colpa del mio Tyranitar. Facciamo una cosa, cambiamo Pokémon, mettiamo il Lugia, almeno non rischiamo di perderlo così, ragazzi. Però, vediamo. Sta continuando a prendere danno. C'è il rischio che continuiamo a perderlo, ragazzi. Che non continuiamo, che lo perdiamo direttamente, che non riusciamo a catturarlo. Però, più si abbassa di vita, più dovremmo avere possibilità di poterlo catturare. Però sta continuando a uscire dalla mia Ultra Ball. Dusk Ball? No, è pieno giorno. Però solitamente le Dusk Ball sono belle che buggate, ragazzi. Quindi io ci provo, anche se no, è uscito. Situazione un po' difficile, ragazzi. C'è da tamponarla sperando di catturare questi Pokémon. Però vediamo cosa riusciamo a fare. Due giri, tre giri. Tosta. Tosta, ragazzi. Veramente tosta come situazione. Ci proviamo, però. Vediamo se riusciamo a catturare. Due giri di Ultra Ball. Continua a uscire. Ok, però non prende più danno. Ok, meno male, meno male. Preso! Ottimo! Meno male, ragazzi! Meno male, meno male. Sono felicissimo. Sono riusciti quindi a catturare entrambi i Pokémon di Kendall. E a quanto visto, mi sa che il mio Lugia si è livellato. Osserviamolo. È a livello 72. Infatti si è livellato anche il nostro Lugia. Ottimo, campioncini. Io spero che questo episodio qua vi sia piaciuto, perché è successo veramente di tutto. Noi ci fermiamo qua e ci salutiamo. E ci vediamo in un prossimo video, campioncini. Ciao!